Ciao, ci troviamo qui con un breve video girato con il cellulare, quindi speriamo, non lo so bene come viene come qualità, comunque sia, per una serie di aggiornamenti su alcuni importanti eventi ai quali parteciperò nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma soprattutto su di una serie di progetti che sono arrivati a compimento che riguardano tutti il gioco storico e il rapporto tra gioco e storia. Cominciamo a parlare del primo, e il primo è il nuovo numero di, lo vedete, ecco, il nuovo numero di Io Gioco. Un gioco che è particolarmente importante per noi perché ha intanto uno speciale firma del grande Riccardo Modà sui Card Driven, e abbiamo parlato di Card Driven quando abbiamo parlato di Annibale Mirko, e vi ricordate gli speciali che, ecco qua, non riprendo il cellulare, ricordate gli speciali su Annibale Mirko che abbiamo fatto tempo fa, gli episodi, ma in questo numero si parla appunto di tutti i Card Driven, a partire dal primo We the People di Mark Herman fino agli ultimi più famosi, Labyrinth, Twilight Struggle, e insomma tutti quanti i giochi di questa grande e importante famiglia di giochi. Ancora, il numero di Io Gioco contiene uno speciale dedicato all'uscita della versione italiana da parte di Ergoludo, realizzata da Ergoludo, di Here I Stand, il multiplayer, uno dei più famosi multiplayer card driven della Genti Games, sulle guerre di religione in Europa del 500, un gioco semplicemente bellissimo, un classicone che Ergoludo finalmente porta nel nostro paese con una localizzazione. E poi, sempre in un gioco, sempre per gli amanti del gioco storico, ma anche per i curiosi, troviamo il gioco di questo numero, che è Ferro, Fango e Neve. L'autore è Duccioli, lo conoscete per Gonzaga. In questo caso, però, Duccioli, il nostro Duccioli si è cimentato nella realizzazione di quello che definirei un wargame leggero, cioè un wargame con alcune meccaniche un po' astratte, alcune un po' all'apparenza semplificate, ma comunque molto interessanti, che vi permetteranno di rivivere le dinamiche storiche fondamentali dell'operazione Barbarossa, invasione tedesca della Russia del 1941, e come tutte le invasioni della Russia, tendenzialmente è finita malissimo. Quindi, un gioco molto bello, a me è piaciuto molto, e io sono stato uno dei playtester, quindi sono un po' di parte, però insomma, veramente, veramente ve lo consiglio, che vi permette di rivivere l'intera campagna di Barbarossa. Secondo l'autore, meno di un'ora e 50 minuti, diciamo in un'oretta o poco più, per due giocatori, e una bella serata, in compagnia del gioco e della storia. E oltretutto, in questo numero di un gioco c'è anche un mio contributo, come da qualche numero a questa parte, con la rivista Il Dado di Cesare, questa volta dedicata proprio ai wargame semplici, cioè quanto il wargame che sembra all'apparenza così difficile, così complicato, sappia rivelarsi semplice. Sia con giochi appunto come Ferro, Fango e Neve, che hanno alcuni limiti, alcune meccaniche astratte o all'apparenza almeno semplificate, che quindi senza troppe complicazioni vi permettono di rivivere le grandi dinamiche storiche. E per esempio pensiamo a Gettysburg di Mark Herman, uscito nell'ultima CD-AI della GMT, e che poi appunto darà vita ad una nuova serie di battaglie, dedicata alle battaglie della guerra civile americana, ma anche a quei giochi tendenzialmente complicati, molto grandi, wargame molto voluminosi, che però hanno spesso al loro interno molti scenari, o sono stati creati dai fan molti scenari ridotti, e che quindi sono anche giocabilissimi nel giro di una o al massimo 2 ore, con delle regole molto semplici. Ed è importante perché sono giochi che riprendono un po' quello che era lo spirito dei vecchi giochi della SPI, dei wargame tradizionali degli anni 70, che avevano una serie di astrazioni e di sintesi, regole molto snelle, essenziali, che in poche pagine, 6-8 pagine al massimo, vi permettevano di vivere i grandi eventi storici, e vi fornivano delle simulazioni molto interessanti e molto ben fatte. Quindi, per certi versi, paradossalmente, un ritorno alle origini. E questo è il primo progetto che viene a compimento. Il secondo progetto
Di nuovo, un libro fatto assieme a mio padre, in questo caso per Rusconi. È una riedizione di un libro che mio padre fece a suo tempo sulle le battaglie che cambiarono il mondo. Seconda edizione, in questo caso abbiamo ampliato, è diventato un atlante di storia militare che può essere utile sia per gli esperti, ma anche per chi voglia avvicinarsi al mondo, all'universo, molto stimolante, molto affascinante della storia militare, quindi delle grandi battaglie dell'umanità. In particolare, oltre a questo elenco ampliato, questa trattazione ampliata di tutte le grandi battaglie, da Megiddo in avanti, abbiamo due appendici curate da me, una sulle battaglie del fantastico, quindi della letteratura fantastica, sia fantasy che fantascienza, viste sotto la lente dell'analisi della storia militare, quindi viste sia come critica letteraria, ma anche in maniera scientifica, in maniera storiografica, quindi un'analisi proprio strategica delle varie situazioni, delle varie tipologie di battaglie della letteratura fantastica, ma anche un'appendice dedicata al rapporto tra gioco e storia di nuovo e a come il gioco di simulazione possa diventare un valido metodo di ricerca storiografica. Sappiamo benissimo che la storia non si fa con i se e con i ma con i se e con i ma, magari forse la storia non solo impariamo a conoscerla, ma impariamo anche a capirla meglio, perché appunto l'idea è quella di utilizzare il gioco di simulazione ovviamente con tutte le cautele, con tutte le dovute prudenze, diciamo così, sapendo di dover fare alcune scelte, di usare alcune attenzioni, però di usarlo proprio come metodo per comprendere meglio il passato e per comprendere meglio le dinamiche fondamentali alla base dei grandi eventi del passato, rivivendoli e vedendo queste meccaniche in azione anche con degli esiti che sono diversi da quelli storici, ma che si esplicano sulla base di meccaniche di simulazione comunque plausibili. Tutto questo rientra nel grande campo della storia controfattuale, che è una cosa di cui mi sto occupando da anni ormai, che mi affascina molto. Che cos'è la storia controfattuale? Leggete questo libro di Rusconi, vi lascio poi dopo tutti quanti i link e lo scoprirete. O comunque, insomma, avremo modo poi di parlarne anche qui, ovviamente, nei commenti se volete. E dopo il libro di Rusconi, terzo grande progetto. Allora, questo progetto ne parleremo durante una delle grandi convention a cui parteciperò nelle prossime settimane. Una sarà San Marino a metà maggio e anche lì ci incontreremo, partite, chiacchierate, grandi eventi culturali. San Marino Game Convention. Alla metà di maggio, poi dopo sotto tutti quanti i link, le date e tutto il resto, ma oltre appunto a San Marino, soprattutto e anche Play Modena Play a Modena, a partire dal 5 aprile, ci sarà l'area del BG storico, importantissima, ve la consiglio, molto bella, gestita in gran parte, ma non solo, in gran parte dagli amici di Casus Belli. E avremo anche venerdì alle 5 e mezza, alle 17:30 in sala d'Ossena, sala 40 se non mi sbaglio, l'anteprima di un nuovo, ecco questo è Faramir che sentite, il micio, sì, ecco che sta dando l'annuncio del libro, il nuovo libro di una nuova opera dedicata alla public history, ossia all'utilizzo del gioco storico come forma di divulgazione di consapevolezza scientifica. Un nuovo volume fatto sempre per carissima casa editrice Unicopli, sala d'Ossena alle 17:30 di venerdì, l'anteprima di questo nuovo libro al quale ho collaborato assieme ad altri amici storici e ricercatori. Il libro Mettere in gioco il passato, un libro che uscirà per Unicopli il 20 di giugno. Quindi
tante cose, veramente tante cose in arrivo, non solo queste, poi dopo ne parleremo, avremo altri aggiornamenti e come sempre io vi saluto e veramente tutte queste belle cose di cui poi dopo vi metto tutti quanti i link sotto in descrizione, quindi andate sotto a vederli, vi saluto e vi ricordo come sempre, niente paura, sono solo Wargames, ciao! Ciao!